torna in bici contro il dolore, che quest'anno sarà ospitata il 9 settembre a Campo di Giove. La pedalata di beneficenza a sostegno di coloro che soffrono di dolore cronico persistente si svolgerà sempre nella cornice meravigliosa del Parco Nazionale della Maiella. Quasi tutto il percorso si snoda sopra i 1000 metri di quota, tra boschi e altipiani, borghi e montagne. Quinta edizione di Bici contro il dolore, dunque si riparte anche quest'anno. Sì, e quest'anno riprendiamo e continuiamo la nostra bellissima manifestazione in Bici contro il dolore, una manifestazione da me ideata insieme al compianto Fernando Ranalli per sensibilizzare la popolazione al problema del dolore cronico e soprattutto per raccogliere fondi per sostenere la terapia del dolore. Il costo delle iscrizioni di quest'anno, che abbiamo fissato come l'anno scorso a 20 euro, servirà a finanziare alcuni progetti di ricerca che sono già in corso presso il centro Tecnoalgos, da noi realizzato come Fondazione ISAL insieme alla Fondazione Scientifica San Raffaele, presso la Casa di Cura San Raffaele di Sulmona. Qui infatti, come dicevo, sono in corso progetti che stanno sperimentando l'efficacia di nuove modalità di trattamento del dolore presente nei pazienti che hanno avuto lesioni del midollo spinale in seguito a traumi. E i risultati che noi abbiamo sono molto confortanti, quindi andremo sicuramente ancora più in là per quanto riguarda la sperimentazione, e questa è la dimostrazione evidente che per ottenere dei benefici a favore di chi vive la propria vita in qualche modo sconvolta dal dolore cronico è necessaria potenziare la ricerca. La ricerca è uno degli obiettivi della Fondazione ISAL e quindi noi intendiamo portare avanti la ricerca. Per fare questo anche manifestazioni che sono manifestazioni di sport, di gioia, di serenità, come in bici contro il dolore, hanno il loro scopo e danno un grande contributo. Vorrei semplicemente chiedere a tutti coloro che vanno in bici di essere con noi il 9 settembre a Campo di Giove per partecipare a In Bici contro il dolore e vivere una giornata di serenità. La partenza alle 10, si può arrivare con comodo e le iscrizioni si possono effettuare sia online sul sito www.inbicicontroildolore oppure direttamente alla partenza la mattina del 9 settembre.